Io sono Marisa Molaro, titolare di Mosaic Life. Ho un laboratorio di mosaico a Tarcento. Nel mio laboratorio si possono fare tante cose diverse. Faccio dai corsi di mosaico per bambini, per ragazzi e per adulti. E ho uno shop in cui si possono acquistare varie cose, dall'idea regalo, dal piccolo orecchino in mosaico, fino all'oggettistica, regali personalizzati, quadri, specchi, arredamenti. Per quanto riguarda i corsi, per i bimbi dai 6-7 anni in su. Invece per gli adulti, diciamo di tutte le età, veramente ci sono le mamme che lasciano i bimbi a scuola e vengono a lavorare, i pensionati che vengono a imparare qualcosa di nuovo per stare in compagnia, e facciamo un po' di tutto, quindi si può fare, se qualcuno ha un'idea, viene, me la propone, da lì sviluppiamo il suo lavoro. Mi è capitato di fare gli specchi per l'ingresso, dei regali personalizzati, piuttosto che tutti i regalini per Natale o le bomboniere. Hanno realizzato le bomboniere per le comunioni, per i matrimoni. Oggi faremo un laboratorio un pochino diverso dal solito. Di solito porto tante tesserine di mosaico, delle scatole piene di colori, tutti mescolati. Vista l'esigenza di questo periodo un po' particolare, allora oggi abbiamo dei kit già pronti. Uno sceglie il proprio disegno, ha la tavolettina di legno, ha le sue tesserine già contate che poi dovrà dividere e costruirà il suo mosaico. Questa è anche un'idea regalo che ho in laboratorio, ad esempio, una cosa che si può acquistare da regalare ai bimbi a compleanno piuttosto che a Natale, e loro si divertono a realizzarlo anche da casa. È molto semplice, lo aprite, tirate fuori, qui avete la tavoletta su cui metteremo il mosaico, avete visto come verrà? Quindi ad esempio quello del teschio verrà così, voi avete la tavoletta già col gancettino che dovrà stare dietro ovviamente. Sembra Natale, scartiamo. Forza. Benissimo. Allora, gancettino verso l'alto, in fondo, perfetto. Quello che voi avete qua, te lo rubo un attimo, è un tabulato. Praticamente nel sacchettino avete tutte le tesserine che vi servono per realizzare il vostro mosaico. Quindi dovete aprire il sacchettino, o le dividete già, o man mano. Questo vi serve per... Copiate questo disegno, vedete che è tutto un reticolato, come questo, vedi, diventa proprio così. Partiremo dall'alto verso il basso, usiamo la colla Vinavil con i pennelli, quindi solo la prima riga, facciamo una riga alla volta. Allora, perfetto. L'acqua ci serve per il pennello. La colla Vinavil la spalmiamo col pennello, partiamo con la prima riga, vero? La mettiamo abbondante, così sta ben attaccato. Bene, allora mettiamo la colla su tutta la prima riga, poi cominciamo a lavorare, facciamo una riga alla volta. Perfetto, abbondante, sai, perché deve tenere le tesserine, quindi abbonda. Tanto la colla Vinavil diventa trasparente, poi non si vede, non ci dà fastidio. Eccoci. Guarda il campione. Vedi la differenza delle tesserine? Le righette vanno sulla colla, servono per far aderire le tesserine sulla colla. Proprio così vanno messe. Vedi come viene tutto liscio sopra? Sì. Perfetto. La quantità giusta. Vai, vai, tutta la prima riga. No, in realtà era sbagliata la misura di quelle, poi l'ho sistemata, dovrebbe essere giusta giusta. Mettiamo la prima riga di Vinavil, tutta la riga, e dopo cominciamo a incollare. Allora, le tesserine noi le dobbiamo mettere come nel campione, quindi le righine a noi servono per aderire nella colla. E quindi va messa da questa parte, nessun problema. Guarda, vi porto uno per farvi vedere come viene. Praticamente, vedete, poi sarà tutto mettendo le tesserine lisce così, quindi le righe che tu vedi nella colla, questo che noi abbiamo è un tabulato, si vede, c'è il reticolato, bisogna contare le tesserine colorate, ne devi mettere tot di questo colore, poi cominciare con quelle e via. Questo lo potete usare per tenere il segno, perché la prima riga è facile, la seconda anche quando arrivi a metà comincia a non capire dove sei. Se tu metti un qualcosina, guarda, la prima è tutta bianca, andiamo via sereni, poi facciamo la seconda, la terza, capito? E questo potremo metterlo proprio giusto giusto sul livello qua del legno.
Ottimo. Così. Allora, essendo un reticolo, se noi le mettiamo la prima riga perfetta, tutto il resto va di conseguenza, quindi dobbiamo stare attenti solo alla prima. Bravissimo. Dopo le conti e vedi di averle messe giuste? Questo magari dopo per tenere il segno, perché tanto all'inizio è bianco, però quando arrivi qui, se ti serve, ecco. Oh, bravissime ragazze, solo un pochino più in alto, vedete che qui, qui dietro, abbiamo un po' di spazio. Allora, le alziamo un pochino così. Voilà. Questo servirà anche a voi dopo, vedi la prima riga è questa, brava, poi hai la seconda, quando arrivi alla terza, boh, le prime tre sono bianche, tranquille, dopo dovete cominciare a contare tre bianche, una rossa, tre arancioni e avanti e si comincia a creare il disegno. Vediamo, vediamo, perfetto, vediamo solo un attimo, hai provato a contare quante sono? Nel disegno è qui, me le conti un attimino, vediamo come siamo. Grazie. 19, perfetta. Adesso vai con la seconda riga e via. No? Metti la colla nella seconda e vai avanti. Nel senso che vedi che qui dove ci sono le pennellate, sì, esatto, ottimo. E tu ne hai scelto uno un po' complicato. Molto. No, si fa tutto, non c'è nessun problema. Rimaniamo, sei bravissima, tutto bello dritto. Devono essere tutte ben attaccate, vedi che questa è tutta un po' alzata. Spostiamo un filino più in là. La colla sì, ne va un po' di più, guarda. Più o meno così deve essere, vedi? Tieni, finisci la riga. Io ti aggiusto solo, qua è buio, ci vuole tanta luce per fare questi lavori. Invece qua ne abbiamo poca. Ne abbiamo troppo poca, sì. Allora, guarda, questo ti sta, a te serve proprio per tenere il segno, perché sennò dopo un po' non sai più dove sei. Allora, eccola. Se non ce ne quindi vado. Brava, vai col giallo. Tiro fuori? Sì. Via. Perfetto. Perfetto, la quantità di colla è perfetta, fai così d'ora in poi, super. Allora, vediamo, questo è sempre quello un po' difficiletto. Dunque, tu le hai messe tutte, sei arrivata lì che ti manca ancora un pezzo, quindi forse siamo un po' strettini, ci allarghiamo un filino? Benissimo, vediamo di qua allora come va. Come andiamo? Bene, adesso cominciamo con i colori. Ottimo. Perfetto, cioè veramente perfetto, super, lì che bei cuoricini, bene.
nostri lavori o per acquistare materiale, i kit di mosaico e di regalo, trovate tutto sul sito www.mosaiclife.it.